Popolo del blues italiano si è riunito. Andiamo a vedere. Max De Bernardi, i vincitori dell'European Blues Challenge. Esatto, siamo felicemente vincitori. È stato un concorso difficile. È stato interessante partecipare a questo contest perché ci ha permesso comunque di incontrare nuovi musicisti europei e di entrare in contatto con diverse realtà europee che non avevamo ancora avuto modo di incontrare prima, tipo la Spagna, la Germania, e ovviamente ci interessava poter collaborare più spesso all'estero, insomma, per incrementare il tutto. La musica, questa musica la suono da tanti anni, quindi per una serie di, così, di coincidenze abbiamo deciso di dare vita a questo progetto qualche anno fa per vedere di dare un po' di visibilità alla musica acustica e poi comunque di cambiarla, di modernizzarla il più possibile per renderla più palatabile al pubblico di oggi, anche al pubblico italiano. E che cosa possiamo dire invece del Blues Made in Italy? Sono già impazzita dalla gioia perché è un meeting di persone amanti della stessa musica e poi ovviamente sono tanti colleghi musicisti incontrati nel percorso, quindi è una festa. È una festa del blues, delle amicizie che ruotano intorno a questa musica, e quello che mi è piaciuto molto e che sto vivendo adesso è proprio questa armonia, questa bella vibrazione di gente che ha voglia di stare insieme con la musica, divertendosi, molto semplicemente, però bello, veramente bello. Sei d'accordo, Max? Certo, anche perché queste cose, non voglio dire ai miei tempi, però succedono negli ultimi anni. Il fatto che Lorenz abbia pensato di fare questa cosa qui per riunire in qualche modo questa comunità è una cosa che comunque mancava. Yeah.
mafia I don't agree. Politicians I don't agree. Football player Rampolina robs a new fee. I don't agree. I don't agree. Get your pipe, pulling three in fantasy memory. China's counterfeit, I don't agree. Bunga bunga make it. Blues Made in Italy ospita anche degli artisti giovanissimi, conosciamoli. Daniel Pirri, 15 anni. Kevin Di Marco, 17 anni. Massimiliano Di Maurizio, 18 anni. Cosa vi ha portato alla scelta del blues? Allora, io ho iniziato ad ascoltare, a suonare blues 4 anni fa, mi pare, grazie a Vincenzo Melchiorre Ricci, che è un signore che per me è come un nonno, e diciamo lui che mi ha tramandato questo genere. E quindi niente, da lì ho iniziato a suonarlo. Cosa vi dà il blues? A me, più che altro, cosa mi dà la musica? La musica mi dà un motivo per andare avanti, no? È una cosa bella. Vero che annuisci? Eh sì, perché il blues comunque, perlomeno per quanto riguarda me, il blues nei momenti in cui è un po' difficile andare avanti, come ha detto Kevin, ci mettiamo a sentire il blues e tutto riparte, diciamo. Idem. A che età hai iniziato a suonare? 5 anni. E chi ti ha dato lo strumento in mano? Diciamo io, mi hanno comprato la batteria giocato e ho iniziato così a suonare per divertimento e alla fine è nata la passione. È nata la passione, sì. Io ho iniziato a suonare, faccio 6 anni a novembre, e diciamo non so perché ho scelto la musica, mi ricordo soltanto che entrai a Lidl, la catena quella di supermercati, e presi la mia prima chitarra classica a 45 euro. E quindi niente, da lì ho iniziato. E da lì ora al posto delle vene hai le corde. Beh sì, la musica, cioè diciamo io uso la chitarra per esprimermi, però se ne avessi l'occasione mi piacerebbe suonare anche altri strumenti. Alla fine lo strumento è il mezzo, lo dice la parola stessa, strumento, quindi... Io suono da 5 anni, cioè sono da 13 anni e... Cioè che mi piaceva il suono dello slap dei bassisti che venivano nel localetto del mio paesino e diciamo mi sono innamorato del basso e ho iniziato a suonare. Tutto qua. Something you got, you don't know. Something you got, babe, I wanna tell you everywhere I go. Ci troviamo insieme a Marino Grandi, fondatore e direttore della rivista Il Blues. Com'è nata questa rivista? Ma è nata quando ci siamo accorti che di spazio per questa musica non ce n'era attorno. I media lo ignoravano, ma ogni tipo di media, fosse esso stampato, fosse la radio, fosse la televisione. E abbiamo detto, ma perché non creiamo qualcosa noi? Allora, unito ad amici appassionati musicisti, qualcuno scriveva già su altre riviste, qualcuno sui quotidiani, qualcuno era studente allora, perché la rivista è nata nel 1982, abbiamo detto proviamoci, dai, ci mettiamo assieme, la rivista durerà quello che durerà, ma almeno ci divertiremo, spezzeremo una lancia verso questa musica. Che è durata? La lancia è durata parecchio, visto che sono passati 31 anni, siamo qua ancora. E non solo, vi state evolvendo. Certo,
purtroppo, tra virgolette, noi siamo nati con la carta, amiamo la carta, però il futuro non sarà più quello della carta, sarà quello che guarderà da un'altra parte, sarà fatto fondamentalmente con gli occhi fissi su un monitor. È l'era del monitor, abbiamo provato a passare esclusivamente online, ma non soltanto pensando alla carta, pensando anche di implementare quello che è la rivista con dei diciamo inserti multimediali che saranno riservati logicamente solo agli abbonati all'inizio, poi entreranno nel diciamo circuito YouTube, però all'inizio saranno solo riservati agli abbonati, saranno concerti, interviste logicamente in esclusiva, e proviamo anche questa nuova strada. Life was nothing but an awful song. If I just believe it. Al Blues Made in Italy c'è la Martin Gambo Blues Band che porta alta la bandiera umbra. Sì, anche quest'anno siamo qui, siamo tornati e siamo contenti di aver partecipato, perché è sempre una bella esperienza, si incontrano un sacco di amici e si conoscono nuove persone. Il bello di questa manifestazione è proprio questo, perché si conoscono nuove persone, si parla di blues, si parla della nostra passione. E sempre bello essere lì sul palco, speriamo il prossimo anno di tornare. Questo non è il primo anno che venite qua? Anche l'anno scorso siamo stati e abbiamo suonato, è stato bello, molto bello anche l'anno scorso. Poi adesso ancora la serata non è finita, tra un po' andiamo a vedere, ci saranno i Blue Staff, altri bei gruppi e vai, si va avanti col blues tutto il giorno, bello, molto bello, una bella maratona proprio. Ma presentatevi. Daniele Peoli, suono il basso elettrico. Vabbè, Fabrizio Martin, chitarra, voce. Gabriele Gentili, batteria e percussioni. Troviamo insieme alla mente, il cervello che ha organizzato questa manifestazione. Lawrence, quanto è difficile organizzare tutto ciò? Ma diciamo che con un po' di passione diventa tutto più facile. Quando c'è la passione alla base di ogni progetto, io penso che diventi tutto assolutamente naturale. Questa è la quarta edizione? Sì, è la quarta. Stiamo già pensando a cosa fare la quinta adesso, sinceramente. Sei troppo avanti. Dai. Vari artisti che sentivo in giro ti fanno i complimenti, perché non è facile riunire tutto il popolo del blues. Sì, è vero anche questo, e io sono contento appunto di aver lanciato un messaggio che sia stato ben recepito da parte di questi artisti, che siano stati disposti, nonostante le difficoltà di percorso, nonostante le difficoltà di chilometraggio appunto, a riuscire ad arrivare a Cerea, per questo obiettivo comune alla fine, no? Per portare il blues a più persone possibili senza tradire il messaggio iniziale, che è quello di far capire appunto quanto sia il blues una musica che viene dall'anima. Sono veramente contento, soddisfatto di questa edizione, perché siamo alle 9 di sera, adesso possiamo dirlo, no? Indipendentemente dall'ora in cui andrà in onda, e vedo che comunque la partecipazione è stata molto buona, sia da parte degli artisti, degli amici degli artisti e di un pubblico forse anche curioso, magari estraneo al mondo del blues, ma questo è un buon segno.
indubbiamente. Beh, vengono da tutte le parti d'Italia, anche dal profondo sud. Sì, ho ricevuto parecchie telefonate di un pubblico interessato anche dal sud, che con treno, con mezzi aerei, così è arrivato qui, è arrivato. E progetti futuri? Progetti futuri senz'altro li penseremo nei prossimi mesi, sarà in cantiere nei prossimissimi, già dalle prossime settimane, un CD riassuntivo o DVD riassuntivo di questa edizione, un po' come facciamo tutti gli anni, ed è per questo che invito tutti quanti gli appassionati e chi vorrà sostenere l'associazione No Profit Blues Made in Italy a seguirci sulla pagina Facebook omonima o sul sito www.bluesmadeinitaly.com.